Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel quarto episodio di The Secret of Monk. No, The Secret, porca miseria. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel quarto episodio di Monkey Island 2, LeChuck's Revenge. Come sempre, continuiamo da dove ci siamo lasciati. Se vi siete persi lo scorso e gli scorsi episodi, andatevelo a recuperare perché continueremo proprio da lì. Bene, non perdiamo altro tempo, ci vediamo subito nel gioco. Benissimo ragazzi, allora, dove eravamo rimasti? Allora, bisogna incrociare un attimo di informazioni, perché tra la scorsa puntata e due puntate fa, sì, l'episodio 2, abbiamo raccolto un po' di informazioni su Big Whoop e io mi sono fatto qua un po' una lista della spesa di cose che abbiamo carpito, insomma, di informazioni che abbiamo carpito. Volevo un attimo dirvele, così abbiamo il quadro chiaro su Big Whoop, che è ovviamente il tesoro che stiamo cercando ed è proprio, diciamo, un po' lo scopo di questo videogioco, trovare il tesoro di Big Whoop, il misterioso tesoro che poi non sappiamo neanche cosa c'è dentro, vabbè. Allora, che cosa sappiamo del tesoro? Allora, prime informazioni, diciamo, che abbiamo ricevuto ce l'ha date Wally, che è il cartografo, no? Allora, ci aveva detto questo, ci aveva detto che c'è stato un naufragio di un vascello mercantile di nome Hélène, che noi abbiamo anche detto che cavolo come Hélène, cioè che Hélène è la persona ovviamente che amiamo, no? Abbiamo visto nel primo gioco, e questo vascello mercantile affondò durante un tremendo temporale. Benissimo, e di questo vascello mercantile solamente quattro persone sopravvissero in questo naufragio, no? Bene, cosa successe a queste quattro persone? Si ritrovarono dopo il naufragio su un'isola remota che si chiama Inky Island e Wally ha detto: ma Inky Island non esiste, cioè non esiste proprio nelle mappe, quindi mi sembra strano che siano state lì. Però così dicono, ok, che siano stati lì. Su Inky Island hanno trovato loro, le quattro persone, il tesoro di Big Whoop, l'hanno trovato e per fare in modo che nessun altro lo trovasse, l'hanno nascosto e hanno fatto una mappa per ritrovarlo, insomma, loro stessi, e siccome erano quattro l'hanno divisa in quattro parti e ognuno si è preso una parte, benissimo. E poi, dopo questo avvenimento qua, ognuno ha preso la sua strada. Bene, questo è quello che ci ha detto Wally. Invece, nell'ultimo episodio abbiamo letto il libro che ci aveva dato la maga, che l'aveva preso dalla libreria di Fat Island, che raggiungeremo, mi sa, proprio oggi, grazie alla nave che prenderemo. E proprio da questo libro qui abbiamo avuto altre informazioni. Allora, i quattro pirati si chiamano Rap Scallion, Young Lindy, Mr. Rogers e Capitan Marley. Forse Capitan Marley è proprio Hélène Marley, ovvero la nostra Hélène, forse, vedremo. E allora, Rap Scallion era un cuoco, il cuoco della nave che è affondata, ed è anche l'ex possessore, perché ha fatto una brutta fine, della taverna su Skabalen, tra l'altro, su Skabyland. Tra l'altro l'abbiamo proprio vista anche negli scorsi episodi, perché ci siamo andati, era quella mente che aveva i Winnie, che dovrebbe essere Houston, no? Che era chiusa. Perché era chiusa? Perché in un conflitto a fuoco, Rap Scallion ha perso la vita, quindi morto. Poi, Young Lindy era il mozzo della nave e in sostanza era andata alla deriva dopo questo avvenimento su Inky Island e niente, praticamente aveva iniziato a fare la mendicante su Booty Island, altra isoletta che vedremo nel gioco. Booty, tra l'altro, ragazzi, significa sedere, cioè in inglese, vabbè, isola del sedere. E praticamente, mendicando su Booty Island, ha trovato molto denaro in qualche modo, in un modo misterioso. Con il denaro che ha trovato, ha usato in sostanza questi contanti per finanziare una ditta pubblicitaria che però è fallita dopo il suo tracollo, finanziario. Quindi non ce n'è uno praticamente che ha fatto una bella fine. Poi, la penultima persona, Miss Rogers, era il primo ufficiale della barca. Il primo ufficiale si è ritirato sulla costa dell'isola di Fat Island, quindi magari lo troveremo, vedremo un po'. E lui cosa faceva? Vendeva del grog, che, da quanto ho capito, produceva nella sua vasca da bagno. Così si dice. Benissimo, quindi il terzo pezzo della mappa appartiene a lui, il quarto pezzo appartiene proprio a Capitan Marley. Cosa sappiamo di lui? Sappiamo che è sparito o sparita, mi pare che ne parlasse al maschile, però
mi sa che è proprio la nostra Elaine, comunque è sparita mentre navigava in una gara della Coppa America in barca, e si dice che è sparita proprio mentre stava vincendo. Ok, questo è tutto quello che sappiamo. Allora direi, dobbiamo quindi raggiungere le altre isole, perché sappiamo appunto che le ultime tracce di queste persone sono proprio su Fat Island, su Booty Island, quindi dobbiamo raggiungere queste isolette qui per avere ovviamente più informazioni da queste persone. Bene, oddio, che è successo? Bene, continuiamo quindi da qui e cerchiamo di procurarci una bella nave per poter lasciare l'isola di Skab, dove ci troviamo in questo momento. Allora, raggiungiamo la mappa dell'isola. Allora, e a questo punto andiamo, guardate, proprio qui dove c'è la penisola, dove non siamo ancora stati. Bene, vediamo un po' chi troviamo qui. Ok, qua vediamo una casa galleggiante. Vediamo un po' di arrivarci. Che altro abbiamo qua? Sa, basta. Però qua dietro vediamo una nave, eh? Attenzione, roba che ci serve. Cioè, un percorso a zig zag come fosse un parco giochi. Che si dice che questo gioco è ispirato a un parco giochi, quindi non vorrei che addirittura ci sono assonanze anche con questo percorso. Mi sembrerebbe un po' esagerato, però potrebbe essere. Porta della cabina. Ah no, così usciamo. No, 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 non mi dire che ho fatto il percorso. Porca la miseria. Allora, eccolo qua. Ah, il capitano Dredd ci hanno detto in realtà in città negli scorsi episodi che proprio lui poteva procurarci una barca. Quindi vediamo un po' cosa da dirci. Are you Captain Dredd? Yeah, man, I'm Captain Dredd. What can I do for you? Ho bisogno di noleggiare una nave. Hai dei bei boccoli, eh. Navy Dredd. Thanks, man. Thanks, man. Man. Dai, abbiamo bisogno di una nave. I need to charter a ship. I can't charter you my ship because a while ago, I lost my lucky sailing necklace. I called it my eye that has seen the world. I can't sail without it. No way, man. Ok. Dimmi di più sulla collana. Tell me more about that necklace thingy you lost. It happened some time ago. My navigator and I set sail for this legendary island. When we arrived, we were taken prisoner by cannibals. I escaped, man. But my navigator was not so lucky. All I found of him was one of his eyeballs, and I've kept it as a good luck charm. Avete capito? Vi ricordate dallo scorso gioco di chi sta parlando? Sta parlando proprio del navigatore che abbiamo usato noi per raggiungere nelle catacombe la nave di LeChuck, quindi per capire dove era nascosta la nave di LeChuck. Era quella testa che teneva in mano e aveva infatti proprio la collana, quella testa che rendeva tutte le persone che ce l'avevano invisibili agli occhi dei pirati, dei fantasmi, scusate. Ok. Gee, I think I've met your friend. Unlikely. No, invece è proprio, abbiamo proprio conosciuto. I need to charter a ship. I can't charter you my ship because I lost my lucky eye that has seen the world sailing necklace. Allora, lui cos'è che ci ha detto? Ha perso questo necklace che si chiama Occhio che ha visto il mondo. Vediamo un attimo. I gotta run. Lots of treasure hunting to do. Esatto. Okay. Bye, man. Come again. E noi abbiamo qualche cosina. No, non tornare indietro, maledizione. Vabbè. Noi abbiamo comunque qualcosa che li può interessare. Ovvero, adesso vedrete, perché è proprio il monologo, com'è che si chiama? I love a house with that nautical look. Ok, aspetta. Proviamo a dare il monologo, il monocolo, madonna, non riesco a parlare oggi. Il monocolo. Proviamo a darglielo al Capitano Dredd, vediamo se questo può essere il suo occhio sostitutivo, diciamo. Would you like my monocle? Thanks, man. This'll do just fine for my lucky sailing necklace. What can I do for you? I need to charter a ship. You're in luck, my friend. Rumor has it that Lago's been run off the island. So I'm now free to sail again. Only problem is that you don't look like the type that has 20 pieces of eight. Actually, I do have that much. Well, man, consider me ship chartered. Great. Where's your ship? You're standing in it, man. Yikes. È una casa questa, che 4 pezzi di mappa. Ok, dobbiamo cercare, come ho detto all'inizio, i 4 pezzi di mappa appartenenti a quelle 4 persone. Deep in the Caribbean, hidden by an endless storm, lies
LeChuck's Fortress. Wow. So, when are we gonna resurrect the old bloated fool? Oops. I'll ignore that comment just this one time, Largo. Only because they tell me you found Guybrush Threepwood. It's Threepwood, and I found him on Scab Island. Very good. No one gets the upper hand on LeChuck without getting what he deserves. I want Guybrush brought to me, and I want him brought alive. I am entrusting this to you. Do not fail me. Never, your voodoo lordship. Aye. Guybrush Threepwood is finished. I need you to start building me a very special doll. With pleasure. I'm off to find Bigwa. Ok ragazzi, quindi ovviamente come abbiamo scoperto nella scorsa nello scorso episodio, Largo la Grand, che abbiamo fatto fuori, diciamo, abbiamo messo fuori i giochi sull'isola di Scab, è un collaboratore proprio di LeChuck. Abbiamo visto che LeChuck, altro che morto, sta lì, vabbè, magari è morto, non è una persona viva, però è lì vivo e vegeto. Benissimo, comunque siamo sulla nostra navetta, perfetto. Allora, vediamo qua cosa abbiamo. It has a picture of a parrot on the front. Ok. Proviamo a prenderlo. Ah, ok. Quindi abbiamo preso il cibo per pappagalli, se non sbaglio. Cibo per pappagalli, ok. Va bene, allora entriamo un po' dentro, vediamo un po' come se la passa il nostro capitano. Welcome to the Jolly Roster. Where do you want to go? Ah, proprio veramente una navetta proprio vera e propria. Non lo so, che scelte ho? Vorrei fare una crociera senza meta per un po'. Vorrei tornare sull'isola che ho appena lasciato. E una... Vabbè, dai. I'd just like to cruise aimlessly for a while. Ok, just let me know when you want to get someplace. Cioè, possiamo stare anche qua senza far nulla, no, dai. Vogliamo andare. Where do you want to go? Allora, che scelte abbiamo? I don't know. What are my choices? I only know how to get to Tree Islands, man. What are they? There's where we just came from, Scab Island. The only island where pirates are free to be pirates. Then there's Booty Island, the festive French Mardi Gras party all the time island. It's run by one of the most respected and loved governors around, Governor Elaine Marley. Elaine? And last, there is Fat Island, a fascist dictatorship run by an over-bloated pig named Governor Fat. Here, take this easy-to-read reference map, courtesy of Dread Tours. You can use it to show me where you want to go. Ah, fantastico. Ok, va benissimo. Scab, Fat e sedere. Ma comunque ragazzi, a parte gli scherzi, booty in inglese significa sì sedere, ma significa anche bottino, quindi probabilmente hanno proprio giocato sul doppio senso, ma secondo me vorrà dire bottino, non sedere. Però fa ridere questo doppio senso che hanno creato. Ma sentite, andiamo a Fat Island, che è quella che mi ispirava di più, anche se su Booty Island c'è la nostra proprio Elaine, la nostra Elaine, non un Elaine a caso. Scusate un attimo che accendo la luce che inizia a qua a diventare notte, aspettate, arrivo. Oh, eccoci qua. Allora, vai, Fat Island. Abbiamo deciso. Vediamo che è molto... molto lineare come tragitto, devo dire, eh? Cioè partito dritto, poi che giro stai facendo? Oh, ma vai dritto, no? Che cazzo è? Oh, stavo andando dritto, niente. Ma dove va? Ma no! Ma quello è Booty Island. Mi sto avvicinando, però non ho capito che cacchio di giro sta facendo. Oh, dai che ci siamo. Quel giro lì si era un attimo perso. Vabbè. Oh, eccola qua. Carina come isola, dai. Simpatica. Wanted Guybrush. Excuse me, sir. Yes? Aren't you Guybrush Threepwood? Da dietro c'è scritto Wanted Guybrush. Mi sa che siamo ricercati. Sono colui che ha bastonato il fantasma LeChuck. Chi vuole saperlo? No, il mio nome è Smith. Mi sono confuso per un altro. Chi è? Who wants to know?
I'm with the local constabulary, sir. You'd better come with me. Governor Fett would like a word with you. Come? Va bene però con voi, sono in arresto. Ma come? Sono veramente occupato, però. I'm really very busy. Could we do this another time? Coming. Cazzo. Là, che villetta però che c'ha il governatore. Well, mister... Oh, excuse me. Well, Mr. Threepwood, I can't tell you how pleased I am to have you here as my guest. Mamma mia, questo qui è appunto Fat Island perché è una persona grossa che gestisce, insomma, che è il governatore dell'isola. Per quale motivo? Non posso dire di essere soddisfatto del vostro invito. Grazie alla vostra casa adorabile. Mi piacerebbe ascoltare la storia di... Ah, raccontiamola pure a lui, vai. Would you like to hear the story of the time I blew LeChuck's top? Funny you should mention LeChuck, as he's the reason I brought you here. Ah, you wanted to thank me for getting rid of him, huh? Well, no thanks are necessary. You see, I... Perhaps you didn't kill him quite so thoroughly as you imagined. He looked perfectly healthy the last time I saw him. Yeah. Last time you saw him? Oh no, LeChuck's back. I beg your pardon, did you say something? Mamma mia, che schifo questo. Mi sono occupato di LeChuck una volta, posso farlo ancora. Non mi fa paura, ditemi solo dove posso trovarlo. Potrei nascondermi qui per un po'. Ah, che nascondermi? He doesn't scare me. Just tell me where I can find him. I rather think he'll find you, Mr. Threepwood. You see, he's put a sizable bounty on your head. Oh? A bounty I intend to collect. Oh. Cavolo, avete capito? Ho messo una taglia su di noi. Comunque se l'offerta di Jack la raddoppio. Beh, siamo pieni di soldi, in effetti. Suppongo che con quella taglia comprereste un sacco di pancetta e lardo, vero? Beh, raddoppio pancetta e lardo, qua è difficile, pancetta e lardo. Guess that bounty would buy a lot of bacon grease and pure fat, huh? Why, you can figure it out while you wait in jail for LeChuck to pick you up. Take him away. Yes, sir, Governor Fat. Come on, you little weasel. Ambizione. Tornerò. I'll be back. Come on. Don't try to escape or anything. Walt will chew you to bits. Okay, Walt. I'll be back to relieve you at 11. Ok. Qui, ragazzi, c'è un altro easter egg. Walt, vi ricorda qualcosa? Walt ricorda Walt Disney, infatti... Questo cane è stato nominato proprio per rendere omaggio al grande Walt Disney. E oltre a chiamarsi Walt perché si riferisce a Walt Disney, c'è anche appunto un'altra cosa, ovvero vi avevo detto nell'altro, alla fine dell'altro gioco, quindi The Secret of Monkey Island, il primo capitolo di questo gioco, che Monkey Island è ispirato a un'attrazione che c'è proprio a Disney World, che è a Pirati dei Caraibi, non al film. Cioè il film si è ispirato a Monkey Island e Monkey Island si è ispirato all'attrazione di Pirati dei Caraibi che c'è a Disney World. Cosa successe? Che Gilbert ha preso proprio appunto questa scena qui da un pezzo che c'è, insomma, nell'attrazione. Cosa succede nell'attrazione? Me lo sono scritto così, non sbaglio. Praticamente c'è appunto un cane che tiene una chiave in bocca, ecco qua, proprio come questo, mentre dei prigionieri tentano di prenderla con bastoni e ossi. E guardate qua, abbiamo proprio infatti delle ossa qua vicino, vediamo se ci potranno poi servire in qualche modo. E proprio quindi da questo è stato preso questo cane, e quindi ulteriore testimonianza del fatto che il gioco è ispirato all'attrazione Pirati dei Caraibi. Tra l'altro tenete a mente questo cane perché tornerà di nuovo all'interno del gioco. Ricordatevi questa cosa. Bene, allora vediamo un po' se queste ossa ci possono tornare utili, quindi sia esattamente come l'attrazione di Pirati dei Caraibi. It's a tibia. Ok. I can't reach that from here. I can't reach it. Ok, non riesce a raggiungerlo bene. Se guardiamo il cane, che mi dice? What a ferocious looking dog.
Hello, little doggy. Vediamo invece qua cosa abbiamo. I hope I don't have to sleep here. Ok, guardate qua, un bel bastone. Bastone e ossa, infatti. Torna tutto. Ok, ma quindi mi volete dire che però i 419 pezzi da 8 ce l'hanno tenuti, tutto il resto alimentario via, va bene. Quindi se torna tutto usiamo il bastone con il cane, proviamo. Vai. No, ma come? Allora, scusate, proviamo a usarlo con l'osso. Watch me flip it right into my pocket. Okay. And don't call me the bone master for nothing. Il maestro dell'osso. Non era proprio all'interno del suo pocket, però va bene. Osso, benissimo. Allora, il bastone non ha funzionato, proviamo con l'osso, vai. Osso. You doggy doggy. Deve funzionare. Ah, proprio se n'è andato, arrivederci. E va bene, allora sto point, vai, benissimo, e arrivederci. The door is locked. Certo, devi usare la chiave. Olè, ma qui che abbiamo? Possiamo vedere sta roba? No, non possiamo vedere nulla. Ok, siamo liberi, ragazzi, molto semplice. Cos'è qua? Mr. Guybrush Threepwood, arrested for infractions too numerous to list. Mazza, noi lo prendiamo qua. Mr. Guybrush Threepwood, arrested for infractions too numerous to list. No, va bene. Pigliamo ste belle bustarelle che mi sa che contengono. Ah, ecco, sì. Mr. Willy Gorilla, arrested for grinding his organ in public. Ah, quindi quello, mi sa che è quell'altro che è morto. Ah, benissimo. Arrestato per aver suonato l'organetto in pubblico. Che male c'è, scusami? Mr. Willy Gorilla, arrested for grinding his organ in public. Perché non deve essere arrestato? Perché, vabbè, comunque ha fatto una bruttissima fine. Vabbè, arrivederci alla prigione. No. Arrivederci alla prigione. Benissimo. Allora, qua cosa abbiamo? If I could read, I'd spend all my free time at the Fat City Library. Reginald Blackbeard. Oh. Va bene. E qui invece cosa dice? Wanted. Guybrush Threepwood. Hey, that's me. For the murder of G.P. LeChuck. Also for the use of witchcraft on the person of Largo LeGrand, the thievery of clothing and medically prescribed hair supplements for such witchcraft, grave robbing, trespassing, larceny without a permit, exceeding allowable FDA limit for rodent parts in Vichyssoise, unauthorized exiting from a penal institution, and releasing a dangerous reptile in a populated area. Also wanted for questioning regarding the disappearance of prescription eyewear. Reward offered for information leading to the suspect's apprehension. Threepwood is to be considered armed and dangerous. Armed and dangerous? Right on. Ma non è vero, non abbiamo una mazza di Armed and Dangerous. Vabbè, comunque male non fa. Ma scusate, there's a banana in here and an organ. Ok, quindi qua dentro c'era una l'organetto, giustamente, perché è stato arrestato per aver suonato l'organetto, e la banana. Invece dentro il nostro, hey, that tickles. Ma è solletico perché tira fuori tutto. Ok, quindi abbiamo di nuovo tutto, va bene. Abbiamo addirittura anche la carta incrostata di sputo di Largo, che schifezza, vabbè. Vabbè, ragazzi, direi che siccome siamo scappati da quest'isola qua, è meglio che per ora ce ne andiamo, va, da quest'isola. Nice. Ci torneremo dopo. Where do you want to go? Allora, andiamo in Booty Island, vediamo un po' se qui la nostra fortuna è migliore, però zio, devi arrivarci in poco, cioè, ma guarda che strada che fa. Deve far perderci tempo, cioè, non può andare dritto, no? Guarda che strada che sta facendo, ma che è? Vabbè, sì. Cioè, sta ubriaco questo qua. Dai, ma che percorso è? Zig zag. Mo tornava a Skeb Island fra un po'. Dove sta andando? Ma guarda! Cioè, la sta rifacendo in modo parallelo, ma guarda!
Cioè, stai rifacendo il percorso parallelo a quello che hai già fatto. Dai che ci sia. Oh, madosca, oh. E che cos'è? Oh, Booty Island, l'isola del sedere. Ok. Oh, guardate qua, costume shop. Oh. E abbiamo un tizio col cannone, bene. Vabbè, allora partiamo da qua, vediamo un po'. Ah, quindi un bel negozietto. Che cosa è ogni volta che esco. Allora, cosa abbiamo qua? Timoniera, specchio. Mr. Polly likes that mirror. Yeah, he seems to be in love with his reflection. Narciso Polly. Vediamo un po', parliamoci. Pretty bird. Che bel pennuto, dice solo questo? Pretty bird. Ok, se lo pigliamo brutalmente? Sorry, he's not for sale. Cavolo, è proprio la cosa che ci interessava. Clacson per la nave. That's a real ship's horn, just like the ones used on modern ships. Vabbè ragazzi, direi di parlarci perché noi siamo pieni di soldi proprio che ci escono dalle tasche, quindi compriamo proprio il negozio intero. Nice shop you got here. Thanks! I pride myself on the quality of my merchandise. I only sell the finest of pirate memorabilia. Even the trade-ins are first class. And I always make you the best deals. How can you afford to do that? Volume! I have to go now. Come have to go? Scusa, non possiamo dirgli? I have to go now. Ah, non gli possiamo parlare. Allora, scusa, come faccio a prendere? Allora. I'd like to buy this bosun's wheel. Fa così, facciamo. Yeah, I like that too. But it's not for sale. Che cavolo. Quindi lo specchio non si può prendere. He likes it where it is. No? Il corno? I'd like to buy this ship's horn. Excellent choice! That'll be 40 pieces of 8. Ammazza, cioè scusate, ma la nave ci è costata 20, mi pare, questo 40. Ma che è? Mannaggia lui, vabbè. Okay, I'll take it. Let me get you one from Overstock. Addirittura. Here you go. Thank you. Bene, ma le palle di cannone? I'd like to buy these cannonballs. I just keep those here because they're cool. They're not for sale. Okay. I'd like to buy these hubcaps. Great! They're 50 pieces of 80 each. Oh no, ma c'ho dei prezzi sto qua. Okay, I'll take it. Che miseria. Let me get you one from Overstock. Dai, intanto siamo pieni di soldi, non è che scalfisci il nostro patrimonio così. Thank siamo you. Elon Musk dei pirati. I'd like to buy this cannon. I only have one of those. So I need to keep it as a display model. Dai però, cioè, riforniciti, che cos'è? I'd like to buy this rock and roll collector's plate. Okie dokie, that'll be 199 pieces of 8. Porca miseria, qui devo un attimo pensarci. Ma quello chi è? Elvis Presley, chi è? Madonna, qua finiamo i soldi, ragazzi. Vediamolo. Ok, I'll take it. Let me get you one from Overstock. Porca miseria, 200, ma che è fatto d'oro? Here you go. Thank you. Mannaggia lui, oh. Poi che altro abbiamo? Come possiamo, scusa, ricomprare questo? I'd like to buy this ship's horn. You already bought the last one I have for sale. Ah. I need to keep at least one for a display model. Va bene. Tesoro? I'd like to buy this treasure chest. I only have one of those. So I need to keep it as a display model. Ma un cavolo questo? I'd like to buy this barrel. I only have one of those. So I need to keep it as a display. Scusa, ma che negozio è se si possono comprare due cose delle quattro che ha qui. Comunque scusate, guardiamo un attimo sta roba che abbiamo. Il piatto da collezionista, cioè 200 cavoli pezzi da 8, cioè ma ditemi voi. I always wanted one of these. Ho capito, ma cioè è costato un botto di soldi. I'm rich. 130, vabbè. Poi. It says beware of parrot. I'd like to buy this sign. Sorry, that sign's not for sale. Oh. Well, I guess I could sell it. Ah. That'll be 5 pieces of 8. Five te li diamo, okay, dai. I'll take it. Che sei venuta sta roba? Thank you. Ah, grande. Va bene. E la sega qua? Lucida. I'd like to buy this well-polished old saw. Alrighty. That'll be 25 pieces of 8. Aspetta, 200 del piatto, cioè non so, gli ho regalato. Thank you. Ok, what else? Gamba di legno. I'd like to buy this peg leg. That's great, huh?
Too bad it's not for sale. No, cioè scusate, però hanno il 90% robe che hanno in vendita. Cioè, I'd like to buy this mask. That's great, huh? Too bad it's not for sale. Però un negozio proprio inutile tuo, eh. Ma questo aspetta, dipinto di balena. That's the legendary white whale. Never been caught except on canvas. Does it have a name? I don't know. Maybe, maybe not. Nothing says a whale must have a name. But I'd like to buy this whale painting. That's one of my favorite things in the store, but I don't have enough back stock to sell it. Ma guardate, cioè, ma qua vedo un pezzo di mappa, attenzione, vediamo un po'. That's part of the Big Whoop treasure map. I don't know a lot about the piece, but there's supposed to be a book in the library that tells all about the whole map. Andiamo già noi. Oh, subito, lo vogliamo. I'd like to buy this map piece. That's 6 million pieces of eight. Do you want it? I can't afford that much. Too bad. Che cazzo, come 6 milioni? Ma che sei scemo? Guarda, ma parliamoci un po'. Accetti carte di credito? Mi sa che ce n'è bisogno. Do you take credit? Yeah, like you have one. But I do accept personal checks or trade-ins. Baratti ci piacciono a noi. Che tipo di baratti accetti? What kind of trade-ins do you accept? I'll take most old swords, some used parrots, almost anything valuable made of bronze, and a few old ship parts. Would you give me the map piece for any of those things? No, but there's one thing I might trade for the map piece. Mm-hmm. Cos'è? What would you trade for the map piece? There was a certain ship that sunk, and I'd really like the figurehead. I'd give you the map if you got the figurehead for me. Can you tell me about the ship with the figurehead? The ship was a huge galleon named the Mad Monkey. Nobody knows where it sank or why. But the figurehead is supposed to be the most fabulous piece of art ever. That's why I want it. I'm a collector of fine art, as I'm sure you can see. Va bene, allora, modo, cioè, difficile, ma, cioè, va bene. I have to go now. Senti, zio, però è un po' una fregatura sto coso che hai te, eh. Cioè, insomma, non è che ci ha fatto proprio fare degli affaroni, eh. Oh, I'd like to buy this vase. Yeah, I like that too, but it's not for sale. Vedete, è un cacchio. Vabbè, senti, ciao zio, ci vediamo, ci rivedremo per la mappa, perché ci serve. Ma poi non ci ha detto il suo nome, quindi chissà come ce l'ha avuta quella mappa, però, e chissà di quale persona delle quattro è. Va bene, ragazzi, vi direi, abbiamo iniziato a muovere i primi passi, abbiamo addocchiato il primo pezzettino della mappa che ci serve, e si trova proprio qui dentro. Dobbiamo trovare appunto un modo per avere quel pezzo di nave che ci ha chiesto, quella polena appunto. E niente, vi direi, per questo episodio è tutto, ci vediamo nel prossimo episodio in cui andremo avanti e cercheremo di trovare almeno uno dei pezzi della mappa. Niente, come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e noi ci vediamo quindi al prossimo video. Ciao a tutti!